Con la vittoria di Luca Ceriscioli, grazie al 41% dei consensi, la Regione Marche è rimasta saldamente in mano al centro-sinistra e nonostante gli impegni dell'ex sindaco di Pesaro al lavoro per scegliere i componenti della giunta che lo affiancheranno nei prossimi 5 anni di legislatura, non è voluto mancare oggi l'anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Il presidente intanto ha già cominciato una serie di incontri a partire dal suo partito, il PD. Poi seguiranno confronti con i partiti delle due liste che lo hanno sostenuto, Uniti per le Marche e UDC Popolari Marche, ma una notizia viene confermata, la giunta sarà composta anche da quote rosa. Sì, insomma, oggi sarà il primo incontro ufficiale iniziando dal PD, quindi nei prossimi giorni continuerà. Ho confermato l'assetto tre uomini e tre donne, adesso vediamo quali sono le proposte o le esigenze dei vari partiti dell'alleanza. Quindi non ci può già accennare qualcosa? Non c'è... Ancora l'incontro deve avvenire, sarà nel pomeriggio, quindi da lì inizierà la costruzione. E intanto, come ha detto, una cosa l'ha fatta, è andato a trovare i suoi studenti a Urbino. Sì, è stato un momento emozionante, molto bello e per loro, insomma, mi hanno lasciato professore un mese fa, mi ritrovano presidente, hanno vissuto insieme a me questo percorso, tra parentesi, per i ragazzi della regione è quasi una cosa sconosciuta, quindi è stato un modo anche per scoprire un'istituzione che non conoscevano.